a tutti i nostri concittadini di Taranto, della città, della nostra arcidiocesi, della nostra terra, i miei sentiti auguri di una santa Pasqua. Siamo in un periodo difficile, siamo in questa pandemia che ci mette duramente alla prova. E lo stesso annuncio che è stato dato alle donne, agli apostoli, e che ha toccato e ha cambiato la loro vita, e da allora hanno trasmesso con la loro esperienza qualcosa di nuovo, di grande, la vittoria sulla morte, la vittoria sul male. E così anche noi, vivendo la difficoltà, non è che il virus è scomparso, ma è un cuore nuovo per affrontare la circostanza, non da soli, è un cuore nuovo che ci fa più solidali. La mia benedizione, i miei auguri per tutte le famiglie, per tutti quanti, e giunga anche agli ammalati. Continuiamo a rimanere in casa, continuiamo però ad essere solidali con il nostro prossimo. Una buona Pasqua a tutti. Da domani l'ospedale San Pio di Castellaneta sarà temporaneamente chiuso. Una scelta presa di petto dall'ASL di Taranto per monitorare scrupolosamente le positività riscontrate nel personale sanitario e per effettuare una capillare sanificazione dell'ambiente. Una decisione che ha sorpreso i sindaci di Mottola, Castellaneta, Ginosa, La Terza, Palagiano, Palagianello e Massafra, che, scrivendo una lettera all'azienda sanitaria locale, si sono detti bypassati dal sistema senza un'adeguata comunicazione. Per i degenti all'interno del San Pio arriverà il ricollocamento. Saranno infatti dimessi e assegnati ad altre strutture. Mi è sembrato unanime il giudizio da parte di tutti quanti gli osservatori sulla bontà della scelta. Non si poteva evitare di fare questa operazione. Alcuni mi hanno accusato di averlo fatto troppo tardi. Io dico che l'abbiamo fatto in occasione della fisiologica sospensione dell'attività legata al periodo pasquale. C'erano pochissimi degenti, questo era il momento in cui, senza far nessun danno all'assistenza, si poteva mettere un punto fermo e procedere a una sanificazione della struttura, ma non è tanto questo, quanto un monitoraggio a bocce ferme di tutto il personale a vario titolo coinvolto da una serie di contagi che purtroppo, ricordiamo, ormai soltanto nelle strutture sanitarie e sociosanitarie si verificano con tanta frequenza. Sono gli unici luoghi dove c'è tanta aggregazione. I provvedimenti di distanziamento sociale hanno consentito di rallentare i contagi. Purtroppo nelle strutture sanitarie, dove l'aggregazione ancora c'è, è purtroppo quello uno dei luoghi dove maggiormente questo rischio ancora si corre. L'attività di monitoraggio prevede sicuramente una verifica e una riverifica con un primo e un secondo tampone di tutto quanto il personale. Abbiamo indicato anche nel provvedimento un periodo fisiologico, quello della quarantena, che dura intorno ai 14 giorni. Dopodiché ci auguriamo al più presto possibile di riaprire l'ospedale in tutte le sue potenzialità. Regalare ai tarantini la Settimana Santa. Farlo a modo nostro, con immagini e resoconti giornalistici. Con un ampio reportage in grado di coniugare e saldare assieme il rito e la passione, il mistero della verità rivelata attraverso la dottrina religiosa, simulacri di una quotidianità tutt'altro che banale, ricerca di una spiritualità che mai come quest'anno ci auguriamo possa essere foriera di una rinascita collettiva, di un nuovo inizio e di un'antica e millenaria tradizione. Credenti e non, la speranza è un collante in grado di tenere assieme parti diverse e mondi in cammino verso un'idea alta di convivenza civile. Il monito più importante del cristianesimo, il lascito, sempre attuale, dei riti della Settimana Santa Tarantina. Già da questa mattina è stato possibile presentare le richieste per l'erogazione dei bonus per le famiglie in difficoltà durante l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Si tratta in sostanza di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari, un sostegno che opera a valere sulle risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza della Protezione Civile Nazionale. Ecco le immagini dei cittadini in fila al comando di polizia locale
Sociale di Via Acton in attesa di entrare negli uffici e presentare la domanda che, ricordiamo, è possibile inviarla anche tramite mail all'indirizzo buonispesa@comune.taranto.it. Abbiamo ascoltato l'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana del Comune di Taranto, Gianni Cataldino. Beh, diciamo che questa mattina sin dalle 4 si è formata una fila fuori dal comando. Comunque dalle 9, da quando è stato iniziato ad essere aperto il comando per ricevere le domande, sono entrati 10 alla volta e, nonostante un flusso importante di persone che si è protratto per quasi tutta la mattina, credo che le cose si siano svolte abbastanza velocemente. Devo apprezzare anche molto la dignità e l'educazione delle persone che erano in fila, che hanno aspettato con tranquillità. Proseguono a Taranto i controlli di Polizia Locale e Polizia di Stato, insieme all'Aeronautica Militare, volti a monitorare il rispetto dei cittadini delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria coronavirus. Attraverso una rete capillare di posti di blocco, di cui uno importante fissato all'entrata del mercato di Piazza Fadini, gli agenti ionici fermano gli abitanti, chiedendo loro di poter esaminare le autocertificazioni. L'assessore Cataldino esprime soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine e ricorda che qualora si dovessero riscontrare assembramenti non ci saranno esitazioni nel sanzionare i cittadini in questione, come già stato fatto nelle scorse settimane. L'ennesima giornata di controlli. Questa mattina qui intorno a Piazza Fadini, perché non è la piazza e il suo interno che costituisce un problema, ci sono stati una serie di controlli. Soprattutto per le auto e gli autobus che arrivano verso questo importante mercato cittadino. Purtroppo devo constatare che sono state fatte una serie di sanzioni, sono stati sanzionati 10 cittadini la cui autocertificazione non era in regola. Questo vuol dire che non tutti hanno ancora compreso quali sono le norme, quali sono le situazioni di necessità e anche le esigenze di non allontanarsi troppo dal proprio domicilio. Questo intervento di oggi va in una direzione di un maggiore controllo che si verificherà in questi giorni, che sarà accentuato in questi giorni, in direzione quindi dei controlli che ci saranno a Pasqua e Pasquetta e anche nei giorni antecedenti a Pasqua e Pasquetta, perché sappiamo, abbiamo sentito della volontà da parte di alcuni di muoversi in occasione di quei giorni. Stiamo tutti vivendo un periodo di grande difficoltà, ma nessuno deve essere lasciato solo, ci rialzeremo più forti di prima. Con questo spirito il patron di Tenuta Cantagallo, Giuseppe Iaia, ha deciso di donare ben 100 pacchi alimentari contenenti viveri a lunga conservazione, igienizzanti e mascherine agli indigenti di Taranto e Francavilla Fontana. Per Taranto i primi 50 pacchi sono stati destinati questa mattina alla Caritas della parrocchia di San Cataldo in Civitavecchia, la quale provvederà a distribuire i pacchi dono in base ad un elenco pervenuto dalla Caritas. Gli altri 50 sono stati destinati ieri pomeriggio alla Croce Rossa Italiana, comitato di Francavilla Fontana, Oria, che a sua volta li destinerà alle famiglie bisognose del comune di Francavilla. Un gesto fatto col cuore per cercare di alleviare il difficile momento che tutti noi stiamo vivendo, nella speranza che questa Santa Pasqua possa divenire un momento di condivisione e riflessione. Abbiamo appena consegnato a Don Manuele e a Taranto presso il Duomo di Taranto, Civitavecchia, 50 confezioni come ieri di genere alimentare. Abbiamo fatto una piccola raccolta fondi per donare del materiale qui all'ospedale Moscati di Taranto. Nello specifico siamo riusciti a reperire 20 caschetti protettivi, 1000 paia di guanti, 62 tute di protezione, 26 paia di occhiali, 5 misuratori di pressione elettronici, 4 termometri laser e 10 saturimetri, per un importo complessivo di poco meno di 3.000 euro. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa raccolta e l'augurio di buon lavoro qui ai medici dell'ospedale. Grazie a tutti. Riceve il pallone, sta per intravenare uno contro uno, il tiro, gol!
Si torna a parlare di calcio con la C maiuscola in casa Cosmopolis Media grazie ad un'importante intervista rilasciata in esclusiva ai nostri taccuini dal Golden Boy del pallone nostrano Gianluca Triuzzi. L'ex numero 10, ora vice di Gigi Panarelli sulla panchina del Taranto, ha snocciolato passo dopo passo tutte le tappe della sua carriera senza lesinare aneddoti e curiosità. Si è partiti col Triuzzi bambino, passando per l'approdo al Taranto e per il primo gol in casacca rosso-blu realizzato contro il Catania. Menzione particolare toccata ai trascorsi in massima serie con la maglia del Parma sotto la guida di Carlo Ancelotti, così come per le parentesi a Napoli e Palermo. L'ex fantasista ha poi toccato il nefasto snodo risalente al 9 giugno 2002, quando sempre il Catania scippò la promozione in cadetteria alla compagine allenata da Simonelli, sino a giungere alle esperienze in piazze nobili quali Monza, Spezia e Pescara agli ordini dell'attuale tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Diversi gli spunti interessanti di un Triuzzi che a cuore aperto confessa gioie e dolori di una carriera sì di livello, ma che avrebbe potuto riservare ben altre gioie al calciatore made in Taranto. L'intervista integrale è disponibile nella sezione sport del nostro quotidiano online.